Another summer day has come and gone away. From Paris or Rome, but I wanna go home. Maybe surrounded by a million people, I still feel all alone. Just wanna go home. Oh, I miss you, you know. Buonasera, benvenuti a Tra le Stelle Web Channel, un nuovo canale di trasmissione televisiva basato appunto sulla rete internet. Abbiamo avuto già modo di presentare questa nuova iniziativa nelle trasmissioni che sono già andate in onda in precedenza e proprio nelle prime trasmissioni, nelle prime tre trasmissioni, abbiamo avuto modo di parlare dei vari problemi che si registrano nel nostro paese, a Castelnuovo di Porto, e per essere più precisi appunto delle problematiche che si registrano attraverso soprattutto l'azione, l'amministrazione comunale di Castelnuovo di Porto. Non che questa forma di comunicazione, non che questa iniziativa nasce nell'esclusivo intento di criticare o nell'esclusivo intento di rappresentare una forma politica di contrapposizione o comunque di critica per certi versi aprioristica all'amministrazione. È una forma di comunicazione che abbiamo già avuto modo di definire sperimentale, attraverso il quale ci vogliamo interessare della vita complessiva del nostro paese, quindi non esclusivamente della politica, ma anche della politica, come pure di tutte le altre questioni che possono orbitare intorno a un paese di una certa articolazione e complessità come appunto Castelnuovo di Porto. Abbiamo voluto articolare questo nuovo intervento intorno ad alcune necessità che proprio in questo momento dell'anno, in questa parte dell'anno, si vanno a configurare intorno a quella che è l'attività amministrativa. Let me go home. And I'm surrounded by... Come dicevamo, quindi un'amministrazione che nel suo dispiegarsi, nel suo intento organizzativo e realizzativo, la vediamo lenta, come se fosse piantata all'interno di una laguna, che ne determina un immobilismo e comunque una scarsa operatività sotto il profilo dell'intreta realizzazione. E questo evidentemente è un problema serio, perché è un problema che attiene alla mancanza di un'idea di sviluppo del paese, proprio quello che durante la campagna elettorale noi avevamo testato a questa formazione, la scarsa capacità di avere un'idea del paese collocata nel futuro, un'assente capacità di vedere questo paese proiettato nel futuro, e più che questa capacità emergeva anche dalla lettura del programma di questa amministrazione, emergeva esclusivamente la filosofia del vivere senza programmazione giorno dopo giorno. Ed è questo che poi effettivamente sta avvenendo, e si può ben dire dopo un anno e mezzo di non amministrazione. Vogliamo fare un ragionamento su due punti questa sera, due punti che rappresentano un po' l'epifenomeno di questo non amministrare e di questa confusione amministrativa che regna sia nel fare, ma anche nel pensare, nel non programmare. Il nostro gruppo, la sua articolazione del personale, aveva come caporagioneria una persona, quindi un funzionario, che era part-time, nel senso che lavorava alcuni giorni nel nostro comune, alcuni giorni in un altro comune. E questo avveniva già durante buona parte della precedente amministrazione guidata dal sindaco Lucchi. Va detto che se da una parte c'era questa copertura part-time di quel posto importante, perché il capo ragioneria è un elemento importante di coordinamento del comune e di riferimento anche del comune, c'era un assessore, l'assessore al bilancio, diciamo l'assessore, il cosiddetto assessore
alla finanza locale, per certi versi in piccolo quello che sarebbe il Tremonti nazionale adesso, cioè il ministro dell'economia, quindi il ministro dell'economia in piccolo del nostro comune, che all'epoca era appunto il dottor Risoluti, era un amministratore, un assessore a tempo pieno. Assessore Risoluti lo vedevamo spesso, anche all'epoca quando io ero consigliere in minoranza, lo vedevamo spesso al proprio tavolo da lavoro, lo vedevamo spesso confliggere il capo ragioneria, lo vedevamo discutere aspramente proprio per farsi imporre le proprie necessità di vedere realizzato un programma. È chiaro che sull'assessore bilancio fluiscono tutte le richieste degli altri amministratori, degli altri assessori, che chiedono risorse affinché i propri programmi si possano realizzare. E questa dinamica appunto portava poi l'assessore Risoluti a confrontarsi a sua volta con il capo ragioneria, che in un certo senso poi rappresentava un ostacolo o comunque un elemento limitante, per ovvie ragioni tecniche evidentemente, alle richieste degli amministratori. Però da un lato c'è da dire appunto che c'era questo interesse e comunque questa partecipazione attiva dell'assessore, dall'altra parte c'è da dire che anche se nel caso pure di quell'amministrazione si combinava poco sotto il profilo della programmazione, è pur vero che quell'amministrazione fece molto molto di più di quanto non stia facendo quella attuale. Quindi le battaglie dell'assessore, che era indubbiamente un assessore competente e comunque presente, consentivano all'amministrazione di portare a casa dei risultati, in quanto le risorse in qualche modo si trovavano anche dopo conflitti e diversi anni. In questo caso abbiamo un assessore che, a mio modo di vedere, è scarsamente presente, per non dire assente, perché forse assente non sarebbe giusto, al di là che la persona dell'assessore Rossini è una persona generalmente inattaccabile, una brava persona sotto il profilo appunto individuale della persona in sé, ma sotto il profilo del ruolo politico che sta ricoprendo in questa fase, evidentemente è un ruolo, una figura molto debole, scarsamente competente, tiene una metodologia che va utilizzata nel trattare le dinamiche economiche e finanziarie di un comune. Quindi poca presenza, poca capacità fanno sì che questo assessore, per certi versi, nel bene evidentemente, cede a quella che è il potere, fra virgolette, diciamo, di grande disponibilità alla spesa che trova nella persona del funzionario, cioè del capo ragioneria. In poche parole, per essere più sintetici e più diretti, il bilancio che il Comune ha fatto per quanto riguarda l'anno 2010 è un bilancio ragionieristico in cui tanto entra, tanto esce, senza nessuna forma di articolazione della spesa che possa andare a coprire un miglioramento dei servizi, opere di manutenzione, una programmazione per certi versi di opere pubbliche che sono importanti, che sono inderogabili per il nostro paese. Abbiamo già detto l'altra volta, parcheggio a Castelnuovo, parcheggio alla frazione, spese che vadano ad implementare quella che è la sicurezza complessiva sul territorio, ma insomma mi limito solo a definire alcune priorità, di questioni ce ne sono molte, meriterebbero tutte una decisa attenzione. Con questo non vogliamo dire che ci sfugge la gravità che si sta attraversando il nostro paese, mi riferisco all'Italia e non a Castelnuovo, in questo momento storico. È evidente che Castelnuovo soffre, come tutti gli altri paesi, di problemi legati a una fortissima diminuzione dei trasferimenti dallo Stato, dalla Regione ai comuni. Sappiamo che la spesa pubblica è stata contenuta moltissimo a livello centrale e sappiamo che i trasferimenti ai comuni sono stati ridotti. Questo non vuol dire però che un comune debba cessare di esistere. È chiaro che noi possiamo comprendere che ci sia una limitazione, un contenimento, una riformulazione della spesa in qualche modo, ma ci aspetteremmo che ci sia una controarticolazione da parte di un assessore capace, di un sindaco capace. Oltre a questo fatto, ci volevamo soffermare